Casa di Nutella il martedì ed il giovedì va in replica sulle frequenze di Radio Fantastica dalle 21. Racconto sempre, dico, che il meglio o il peggio di quello che facciamo in diretta praticamente lo raccontiamo poi sulle frequenze radiofoniche. Adesso vi faccio vedere il promo che ci vedrà protagonisti. Torna il festival che quest'anno festeggia 10 edizioni. Saremo il 2 con Aspettando il Festival in diretta dal Golden, il 3 e il 4 la gara. Ma c'è un promo e poi cominceremo ad argomentare un po' meglio. Prego. Torna la gara canora di Sicilia più divertente dell'anno. Torna il festival. Ti aspetto su Videoregione con 3 appuntamenti da non perdere. Lunedì 2 maggio in diretta dal Teatro Golden di Palermo a partire dalle 21.30 Aspettando il festival. Interviste e anteprime sulla gara canora con i protagonisti dell'evento. 3 e 4 maggio a partire dalle 21.30 in diretta la gara canora con Sasà Salvaggio, Carlo Canebba, I Quattro Gusti, Giuseppe Castiglia, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino e tanti altri accompagnati dalla Lab Orchestra. Gioca in diretta con noi. Da casa in quei giorni potrai votare il tuo artista preferito aiutandolo a salire sul podio. Ti aspetto dunque su Videoregione per 3 serate piene di musica e allegria. Festival, ci sarà da cantare. Ah, dimenticavo. A condurre sarò io, Massimo Minutella. Eccolo là, il 2 parte il festival con uno speciale Aspettando il festival che sarà condotto da Salvatore Cannata, il nostro direttore delle TG di Videoregione, mentre il 3 e il 4 parte la gara. Debutterà questa 10ª edizione del festival una conduttrice molto amata, una mia amica a cui voglio molto bene, che è Monia Rizzi. Buon pomeriggio Monia, eccola là, arriva in casa di Nutella e Sergio Riccobono che torna dopo aver vinto l'edizione precedente, quindi è un po' più avvantaggiato. Ciao. Simone Riccobono. Moni, allora, sei pronta per questa edizione numero 10? No. Come no? Però il 10 mi piace. Ma che devo fare? Devo condurre o devo cantare? No, devi cantare. Devi cantare, ti tocca cantare. Ma oltre a cantare tu canterai peraltro in coppia con Eliana Chiavetta. Con una bellissima fanciulla che ho avuto modo di conoscere professionalmente. Sì. Mi diverto tantissimo, tu sai, in radio, una volta alla settimana. Settimana mi basta, esatto. Mi basta per veramente poter intrattenere e mi sto divertendo molto. Tu canterai quando? Eh già, una bella canzone, elegante, sobria, pacata. Che ci segue da casa, che come raccontavo ma anche martedì scorso, questa faccenda del festival mi è un po' sfuggita dalle mani, perché chi viene poi se ne va anche dai vocal coach, c'è gente che fa le foto di se stesso. Cioè, pure tu? No, ancora per la verità non ho provato. Infatti ero lì lì nel dire ma è quando di... di Pino Daniele? No, sto scherzando. No. Quella di Tony Renis. E quella di Tony Renis. Che non è facile. No, per quanto è la classica canzone da trenino. Dimmi quando tu verrai. Esatto. Dimmi quando. Dimmi quando. Che è la canzone da trenino da Capodanno. Tutti e trenino. E dobbiamo capire che ritmo dare. Questo è l'orchestra, poi il direttore. Si farà sul momento? Beh sì, io penso sì. L'andamento è quella. Allora, le canzoni si lasciano sempre originali. Poi il direttore d'orchestra, che saluto, Giuseppe Preiti, comunque troverà delle sfumature, degli arrangiamenti. Vedi, solo Boncompagni velocizzava. E tu con Boncompagni? Allora, cioè, Monia Rizzi, ragazzi. Lui velocizzava tutti i brani, perché dovevamo essere tutti iperattive. Quelli della mia generazione, tu, caro Simone, non puoi, no, ecco, ricorderanno i lunghi... Non era neanche il programma. No, ma magari, che ne sappiamo. Lunghi pomeriggi davanti la TV, a seguire non è la Rai, dove c'era Ambra Angelini e poi c'erano Miriana Trevisan, e sui nomi di tutte non me le posso ricordare, vabbè, Claudia Gerini, e c'era anche Monia Rizzi, tra le più belle devo dire, è rimasta tale peraltro. Una delle poche siciliane a Nonella Rai. Che ha resistito. Quanti anni hai fatto di Nonella Rai? Tre edizioni. Perché prima mi dovevo diplomare, insomma, la mamma voleva, ho scelto io, perché venivo io già da Domenica Inn, avevo un mio trascorso con Edith Fenech, però poi insomma... ho preferito rientrare a Palermo per studiare e poi ho detto ma sì dai, questa puntata, visto che tu cantavi ma in playback. Ma cantavo in playback per comodità. Cazzo ridi.
cantava in playback, è favoloso. E abbiamo vinto anche il disco d'oro, quindi sì, che, vero, in playback, cioè. Ma perché bisogna capire chi, ma chi è che cantava le tue canzoni alla fine, si può dire? Cioè, tanto è caduto in prescrizione. Non lo so. Ma sai, veramente non lo sai chi cantava le tue canzoni? E Stefania... Ma dimmi una canzone che cantavi in playback per capirlo, perché non è... Be My Baby, America di, che era scritta da Gianni Boncompagni, perché pure lui il furbacchione giustamente certo, se le cantava e se le suonava. No, io mi ricordo Tappa Tengo se ci non tengo. Non si canta in playback. No, no, al festival si canta sempre dal vivo. Questa volta dimostrerò le mie doti. No. Quest'anno invece la sentiremo cantare dal vivo. Io non ho problemi. Tanto più scuro di mezzanotte non può fare, no, ma figuratevi, no. Allora, vediamo la schermata di chi partecipa a questa edizione numero 10, ve lo ricordo, il 3 e il 4 maggio, biglietti al Gond sono andati esauriti, però... Io non li ho avuti, Non ti preoccupare, gli artisti avrete una cioè, perché io devo portare la mia classe. Figuriamoci. Allora, Sasà Salvaggio canterà Apri tutte le porte di Gianni Morandi. 4 agosto canteranno Dove si balla di Dargen D'Amico. Rossella Leone e Daniela Pupella, due attrici, canteranno Nessuno mi può giudicare. Eliana Chiavetta e Monia Rizzi canteranno Quando. Massimo Spata, attore e barzellettiere straordinario, canterà Il clarinetto di Renzo Arbore. Giuseppe Castiglia, invece, canterà L'immensità di Don Bacchi. Giovanna D'Angi e Carlo Canebba canteranno Chimica di Dito nella piaga e Donatella Rettore. Gino Garista e Caterina Salemi canteranno Un corpo e un'anima. Salvo Zaud, alias Salvo Palumbo, canterà Il ragazzo della via Gluck. Sergio Vespertino canterà Signor Tenente. C'è anche un motivo per cui riproponiamo questa canzone dopo averla fatta l'anno scorso, perché il 23 maggio di questo anno purtroppo ricorderemo 30 anni dalle stragi di Via D'Amelio e di Capaci. Ernesto Maria Ponte e Salvo Piparo canteranno Nuntereg e Chiù di Rino Gaetano. I Badaboom canteranno L'essenziale di Marco Mangoni. Stefano Piazza canterà Piazza Grande. Gandolfo canterà Finalmente tu. E poi Chris Clun e Simone Riccobono canteranno cosa? Brividi di Mahmood e Blanco. Aspita! Hai capito? Ma non noi, no, un playback. Ma senti, ma tu che hai guardato magari qualche volta, che idea ti eri fatta? Ora che ci sei dentro la chat, l'hai capito che c'è la gara o no? Certo che ho capito, avrò un'età, però insomma. Che idea ti hai rifatto del fai? Ora che ci sei dentro, che idea ti stai facendo invece? Ma che è molto divertente, cioè è chiaro che le cose le fai anche bene. Grazie. Senti, avete già deciso l'outfit e poi vediamo Simone che mi dice. Avete già... Non ne abbiamo idea, niente. Anche perché io ho un mio stile, che vuoi, veneranda età, insomma. Però anche Eliana, voglio dire, cioè, non è che sia la tua veneranda età, però comunque anche lei va avanti negli anni, per cui siete... Ma come ti permetti? Ma voglio dire, cioè, è giovanissima il tempo lei. Passa per tutti. Invece Simone viene dall'esperienza, questo ha vinto l'anno scorso. Io sono il vincitore in carica. Lui è ancora lo scettro del vincitore. Questo cappello. Esatto. Quindi si vince per le doti di Canore o anche per le simpatie? Ma allora, guarda, cioè, io mi sono fatto un'idea. Noi sfodereremo le nostre armi, insomma. Doti Canore sicuro no, perché io non sono, ho vinto. No, però, allora, secondo allora me... Allora ho speranze. Vince chi... in qualche maniera si aiuta anche con i social, ecco, mettiamola così. Ah, vabbè, allora secondo me ne vado, va. Ma no, ma infatti Gino Carista, poverino, è avvilito da questa cosa che poverino non riesce mai a vincere. Però ci stiamo, secondo me, ci dovremmo coalizzare tutti e fare vincere Carista per una volta. Ah, dire a tutti di votare a lui. Esatto, cioè voi dovete dire lo stai follower di però votare. Sai, anche Liana è molto forte con i social. Come quindi, no? Io... quindi ce la puoi fare. Ce la potete fare. Ecco, vedi, il titolo dice un complotto per fare vincere Gino Carista. Allora, per darvi un'idea, perché non do mai per scontato, magari facevate zapping e siete arrivati solo adesso o stavate scorrendo sulle home di Facebook e avete beccato noi tre, che cos'è il festival, lo so già, non succederà mai che io condurrò il festival di Sanremo, per cui ho detto, sapete che c'è, mi faccio il mio festival. Stessa struttura del Festival di Sanremo, teatro, pubblico, televoto, diretta, grande orchestra che saluto e ringrazio sempre, e poi grandi allestimenti, luci, ribalte, tutto quello che volete.
televoto da casa, quindi nelle due serate del 3 e del 4 maggio voi da casa potrete votare il vostro artista preferito. Ogni artista avrà un codice di televoto che potrà votare tramite WhatsApp o su blogsicilia.it/festival. Tutto questo nel pieno rispetto delle regole che dettano la pandemia. Solo che, udite udite, il 1 maggio si potrà andare a teatro senza Green Pass e senza mascherina. Finalmente! Ah. Ah. E però noi ci siamo fatte tutte le dosi, no, sì, ci siamo beccati quello, pure il Covid, esatto. Perché non ci siamo fatte finalmente mancare nulla, almeno niente, io, non famiglia, ci siamo... tutto a posto. Prego, non argomentiamo perché se no finiamo dopo. Domani, detto allora, ciò, detto questo, oh Simone, allora brividi, Mammut e Black, come vi state preparando questa edizione? Intanto abbiamo sempre il nostro vocal coach che tu sai bene, quindi andate ancora Alessio Selvaggio che salutiamo. Cioè questi ci danno dentro seriamente, vabbè, ma pure tu a casa c'hai Massimiliano. Ma non ha tempo. E quindi non cioè, forse oggi pomeriggio, ma soltanto io, probabilmente. Cioè, vado a casa e mentre lui fa i fatti suoi, suona il pianoforte. Vedremo. Grazie Massimiliano. Saluto Massimiliano Rizzi, straordinario artista. Quindi andate dal vocal coach. Sì, giusto una prova, giusto per capire come si canta, perché ripeto, noi non sappiamo cantare a livello tecnico, ci mettiamo il cuore. Ci mettete il cuore. Ma ci prende in giro? Per capire. Cioè, ha vinto con tutto, Insomma, anche perché Simone e Massimo abbiamo vinto probabilmente per l'esibizione, per come ci siamo conciati, per quello che abbiamo dato. Sì. Incide molto, incide moltissimo. Quindi anche l'aspetto... Guarda, io devo dire... In 10 anni è capitato che hanno vinto artisti che io non mi sarei mai aspettato vincessero, devo dire la verità. Ma avevano vinto perché poi, se li guardavi bene, un po' la scelta della canzone, un po' l'interpretazione e poi certamente anche come arrivi al festival. Con l'outfit. E piuttosto che una cosa particolare che ti ricordi. Una loro hanno innescato il meccanismo Maneskin l'anno scorso. Abbiamo cliccato un pulsante, siamo diventati. Sì, loro sono diventati Maneskin a tutti gli effetti. Quindi mi sa che tu ci devi pensare. Lei ci deve, Monia ci deve pensare. Ci stiamo dando dei consigli. Allora, facciamo così, andiamo al Festival Story, andiamo edizione 2018 e Ernesto Mirab... No, vi faccio vedere, bravo, va bene. 2019, Teatro al Massimo. E quell'anno lì ebbi la fortuna e la gioia di avere tra gli ospiti Giovanni Caccamo, artista modicano che saluto e ringrazio sempre per la sua amicizia. Allora, 2, 3, 4 maggio, il 2, aspettando il festival, ci saranno anche loro, tra i tanti artisti che daranno alcune anticipazioni e al nostro Salvatore Cannata. Invece il 3 e il 4 ci sarà la gara. La gara che sarà bella rock quest'anno. Cioè è più comodo stare in giuria comunque. E allora Monia sì, in effetti ha avuto un'esperienza da giurata sì. E eravamo ancora al Teatro Savio. Però insomma dai, sai che c'è una scala da scendere quest'anno. Ok, rotolerò. E tu ridi, ma una volta povera Caterina Salemi cadde dalle scale mentre eravamo in giuria. Grazie, veramente. Vabbè, mi tocca dirlo. Toglierò le scarpette e scenderò a piedi. E io verrò a prenderti con la mano e ti porterò. Poi a mezzanotte, tu lasciala sempre una scarpa sul palco, poi a mezzanotte vado a fare la conta di vedere chi le ha preso. Racconta Simone, che lei debutta quest'anno, che dietro nei camerini c'è quello che ti racconta, per favore. Nei camerini c'è un'altra anima del festival che la gente magari non percepisce. Guarda, noi già abbiamo la chat, non ne hai idea, cioè io ho dovuto liberare, abbandonare alcune chat perché quelle del festival pure io sono un grande animatore. Esatto. Le chat non mancano il buongiorno, la buonanotte, non mancano mai. No, allora... Per dovere di cronaca, noi abbiamo il Cino Carista che ogni mattina alle 7 qualcosa in punto augura il buongiorno e alle 20:30 augura la buonanotte. Sì, è preciso, è proprio didascalico. Vespertino è piacevole, però. No, Vespertino augura poi, se lui domanda la fotografia. Oggi era Regina Pacis, dov'era? In chiesa, dove sta l'agrumeto, buongiorno. Cioè, tutto. In più poi Carista si diletta nella nostra chat a cantare chitarra e voce, ma la femmina. Le gag, insomma. Cioè sono veramente sono molto divertenti. Sì. Racconto come sempre che tutti canteranno dal vivo, c'è una grande orchestra. E da vivi, da vivi. È sicuro. Sempre che qualcuno non si rugge alle scale, ma noi facciamo i dovuti scongiuri. Scherzo, chiaramente. Ma sta attirato, No, ma ti spiego perché. Se voi cadete alle scale, io. Cioè, solo le donne possono cadere. Quindi, cioè, quante siamo? Anche noi potremmo cadere. Anche loro potrebbero cadere. Allora, obbligherò intanto Eliana di indossare le ballerine perché è decisamente più alta di me.
me e quindi non se ne parla. Io qualcosa, qualche trampo lo dovrò anche mettere. Vabbè, vedremo, ti vengo dai. A prendere io, dai. Ti vengo chissà a prendere, però, se, però se ci vestiamo anche, che ne so, da donne pirata. Però valutate una cosa, se uno si ruzza alle scale e uno fa un video su, e comincia a diventare virale, cioè il festival, boom, capito, prende l'altra piega. Cadiamo tutti allora. Potrebbe essere. Cadi, arruzzolati, dai, che io divento famoso. Cadiamo tutti. Facciamo volare tutti alle scale, ce ne freghiamo. Allora, un'altra cosa che mi piace raccontare è che ci saranno un paio di ospiti nella prima e nella seconda serata, sono in attesa di risposte, non posso anticipare nulla, però ci sono dei momenti molto belli che abbiamo deciso di inserire all'interno delle due scalette, ma non voglio anticipare nulla, loro le sanno già perché sì, saranno coinvolti, e tante altre invece le scoprirete venendo a teatro. Allora, per completezza di informazione, i biglietti al Gold sono andati distribuiti tutti, lo dico sempre, il Teatro Gold contiene 1030 posti a sedere. Noi ridurremo un po' la capienza del teatro per motivi tecnici, cioè dovremmo mettere delle telecamere, metteremo un Jimmy con un braccio di 9 metri e quindi questo comporterà la perdita di alcuni posti. Quindi abbiamo messo in disposizione 600 e 600 per le due serate, gli altri saranno distribuiti tra artisti, orchestrali e così via. Però attenzione, saremo talmente organizzati che ci potrete seguire in TV sul canale 16 o 14 di Videoregione, su blogsicilia.it e sugli altri siti che ci replicheranno. Su Radio Fantastica, sulla pagina Facebook di Casa Minutella e di Blog Sicilia e poi ancora su Radio Twitch, Maria, YouTube. E se Radio Maria ci vuole prendere il segnale, lo vuole mandare, vabbè, noi figuriamoci, non è che possiamo disdegnare, giusto? Non è che giusto, ci diciamo di, anche perché Radio Maria è l'unica radio che si sente in tre gallerie, a me non è mai successo di sentire. Allora, dimmi la verità, chi lo vince questo festival, secondo te? E poi lo chiedo a Monica. Io. E qui non posso, conosco pure benissimo Eliana, con Eliana ho un bellissimo rapporto, quindi io per farò galanteria votare loro quest'anno. Farete lo spoiler? Farò, quindi sì, farò lo spoiler, no, che c'entra lo spoiler? Per farete galanteria il... si fa. Vabbè, se vincono loro ho fatto uno spoiler adesso. Allora, se vincono ho fatto, no, volevo dire un'altra cosa ma non mi viene in questo momento. Secondo te chi vince? Guarda, ti do il biglietto, tu puoi scegliere di questi. Allora, okay, secondo te chi lo vince il festival? Ma non vedo nulla. Ti do gli occhiali. Moni Arizzi e... Eliana Chiavetta. Che dici? Niente mi intimorisce, nulla. No, non tu mi puoi far ascoltare anche i Maneskin. Niente mi intimorisce. Beh, insomma, loro si stanno preparando. Simone, che vuoi dire? Ma se avessi visto l'esibizione nostra dei Maneskin, un po' di timore ti sarebbe venuto. Sì, perché sono stati perfetti loro. E allora fai bene. Loro hanno vinto. Cioè, sai cosa? È quella, come dire, quel classico momento in cui dici hanno vinto perché se lo meritavano, insomma, non che gli altri non lo meritavano, però loro avevano quella marcia in più. C'è stato pure Sasà che è stato bravissimo, io me lo ricordo quando ha cantato Soldi. Esatto, sì, di Mahmood. Beh, lui quest'anno canterà Apri tutte le porte. Allora, Moni Arizzi, a cui voglio un bene dell'anima, perché lasciatemelo dire, oltre ad essere una bravissima conduttrice, è una donna straordinaria, una bravissima mamma. Grazie. E che, insomma, vabbè, non voglio entrare in faccende personali, però è una donna che stimo moltissimo e che è fortemente voluta a questa edizione, e ti ringrazio per aver accettato. Grazie, perché anche sapete te, poi quest'anno che ero predisposta, esatto, ma all'incoscienza. No, ma più che incoscienza, questo vale per tutti gli artisti che sono in gara, sono tutti professionisti affermatissimi nei loro campi, dalla comicità alla conduzione. E mettersi in gioco con una cosa che non è loro è per me un bellissimo regalo. Quindi grazie per aver accettato l'invito. Grazie, ringrazio anche Eliana Chiavetta che mi farà come veramente... Come no, Eliana farà coppia con te. Coraggio, mi darà coraggio. Esattamente. Simone, insomma, è uno di quegli amici che chiamo e che ci sarà sempre. Quindi lui farà coppia con Chris Klun. Sì. Ve lo ricordo, brividi e quando. E noi invece abbiamo il tempo per fare gli auguri di Pasqua. Monia, vai, fai tu gli auguri e poi a scendere. Ma l'augurio di Pasqua? Beh, l'augurio deve essere quello che secondo me non va festeggiato solo per la Pasqua. L'augurio sia continuo della pace, dell'amore, di un amore che venga amato. Bene, Simone. Ma io la vedo sotto il punto di vista della speranza. Mi piace che le cose si stanno cambiando per il periodo che abbiamo vissuto e penso che questa sia una bella tappa per poter festeggiare con la speranza. Bene.
Allora, a nome mio, a nome di tutto il gruppo Black Sicilia, Video Regione, che rappresento con la mia faccia indegnamente, vi auguro buona Pasqua. A nome di Biagio Semilia, il mio editore, a nome della famiglia Minardo, del gruppo Minardo, di Video Regione, a nome di tutti i ragazzi che lavorano dietro le quinte, ce ne sono veramente tanti, da Modica, dove lavorano in regia, a me, che sono il collante di tutto questo, vi auguro buona Pasqua. Siate felici, sereni, tranquilli, ricordatevi che si risorge e quindi diamoci dentro. Noi ci vediamo martedì con una nuova puntata.